Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo parlando con quanto accaduto nell'ultimo fine settimana ad Arezzo. Ancora un fine settimana davvero molto movimentato. Niente, io quello che ho visto e ho sentito in primo luogo era che è arrivata la polizia, è arrivata con le solite diciamo lampeggianti, la sirena, tutte un po' queste cose. Sono arrivate, mi sembra, due volanti, una dietro l'altra, e dopo poco tempo, non so quantificarlo, è arrivata anche l'ambulanza. Ancora un episodio di sangue ad Arezzo, un uomo accoltellato che è stato poi soccorso qui in piazza Sant'Agostino, ma sembra che l'aggressione non sia avvenuta in questa zona. Ovviamente è tutto al vaglio delle forze dell'ordine. L'uomo è stato ritrovato sanguinante in piazza Sant'Agostino sotto gli occhi della folla. In quel momento mancavano pochi minuti alla mezzanotte, la piazza era piena. La piazza era gremita, piena di gente. Per questo, come dicono tanti, è molto probabile che lui non sia stato aggredito qui, perché se no la gente l'avrebbe visto sicuramente. Soccorso dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso, aveva ferite al volto compatibili con quelle procurate da una bottiglia di vetro rotta. Ha dato poi in escandescenze anche all'ospedale, dove è stato necessario l'intervento della polizia. Sicuri non tanto, anche perché non è la prima volta che succedono questi disastri tra bottiglie spaccate e risse anche qua davanti, quindi ne sono successe veramente, veramente tante. Le forze dell'ordine girano, passano? Passano quando è successa la cosa, quando non ci sono. Dovrebbero stare, secondo me, un po' più fissi e salvaguardare un po' la piazza. Quella tra sabato e domenica è stata una notte molto agitata. Ad Arezzo si sarebbe infatti verificato anche un parapiglia tra via Guido Monaco e i giardini del Porcinai, la stessa zona in cui nelle scorse settimane si sono verificati numerosi episodi di cronaca. La polizia è intervenuta sul posto, alla fine ha arrestato uno dei protagonisti. L'accusa è resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I commercianti di piazza Sant'Agostino però non si arrendono a vedere la loro città così trasformata. Ora, purtroppo ci sono dei casi in questa maniera estremi di gente che purtroppo ha problemi e dopo provoca problemi. Ci vuole pazienza, ma ci vuole anche un intervento un pochino più mirato, penso, e anche rigido. Io spero e mi auguro di tornare ai bei tempi che la piazza si merita, che tra l'altro è bellissima e ci si sta bene, ecco. E allora sulla vicenda soprattutto del ragazzo arrestato arrivano ulteriori particolari. La Polizia di Stato era intervenuta in soccorso, diciamo così, di un tassista che si sarebbe ritrovato in mezzo ad una violenta diatriba. All'arrivo degli agenti, alcuni ragazzi coinvolti si erano dati alla fuga, altri invece erano rimasti sul posto. Alla richiesta dei documenti, un giovane ha appunto reagito animatamente, poi è stato fatto salire sull'auto delle volanti, ma ancora in stato di forte agitazione ha spaccato il vetro dell'auto e ha ferito gli agenti. È quindi scattato l'arresto, come detto nel servizio, e questa mattina si è celebrato il processo per direttissima. Il giudice ha applicato la misura del divieto di dimora nel comune di Arezzo e l'avvocato difensore ha detto di formalizzare la richiesta di protezione internazionale. C'è un indagato per la morte del centauro Alessio Calabassi, un atto dovuto in attesa che gli inquirenti concludano gli accertamenti. È appunto indagato con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato all'incrocio tra via Leone e via della Repubblica a Levane. Il centauro aveva perso la vita poco dopo essere arrivato all'ospedale delle Scotte di Siena. E adesso ancora un giallo sulla morte di Samuele Landi, o meglio scopriremo se si tratterà appunto di un giallo oppure no nella puntata di questa sera della trasmissione di Rai 3 Far West. Ma Samuele Landi è davvero morto? Se lo chiede appunto il giornalista Carlo Marsili, che per la trasmissione Far West ha intervistato la figlia di Samuele Landi. La trasmissione andrà in onda, come dicevamo, questa sera e tratterà appunto il caso dell'imprenditore aretino che il 2 febbraio scorso sarebbe rimasto vittima di una tempesta nel Golfo Persico mentre
si trovava su una chiatta mentre stava costruendo quello che appunto era diventato ultimamente il suo sogno, ovvero Island, un villaggio galleggiante libero da tassazioni e da ogni tipo di imposizione. Siamo all'economia, le aziende aretine volano verso Las Vegas, il mercato americano rimane uno dei più importanti per l'export aretino. Arezzo si appresta a conquistare Las Vegas con le sue creazioni orafe. Un consistente gruppo di aziende aretine associate a Confindustria Toscana Sud si sta infatti preparando alla fiera della gioielleria JCK in programma dal 31 maggio al 3 giugno. La collettiva è stata organizzata da ICE e Camera di Commercio. Quello di Las Vegas è un appuntamento molto importante, afferma Giordana Giordini, presidente della sezione orafi di Confindustria, durante il quale incontriamo i nostri clienti abituali e abbiamo l'occasione di mostrare i nostri gioielli ai tanti operatori e visitatori che frequentano la fiera. Consideriamo che il mercato statunitense sta acquistando sempre più importanza e quella di Las Vegas è la fiera di riferimento per tutti i buyers americani. Vi possiamo quindi incontrare anche coloro che non partecipano alle fiere italiane. L'Italia è il secondo paese fornitore di gioielleria degli Stati Uniti dopo l'India. Nel 2023 gli USA hanno importato dall'Italia oltre 1,5 miliardi di euro, con un incremento del 7,2%. Arezzo spicca con oltre 471 milioni di euro, con un incremento che sfiora il 18%. E questa sera a Fattore di Storie di Donne, allora avremo proprio Giordana Giordini, presidente di Federorafi Toscana del Sud. Dunque non perdetevi la nostra puntata subito dopo il telegiornale. Nella mattinata odierna il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, alla presenza del ministro dell'Interno e del ministro per gli affari europei, in videoconferenza con tutte le prefetture d'Italia, Arezzo ovviamente compresa, ha presieduto presso la prefettura di Roma la riunione di insediamento di tutte le cabine di coordinamento istituite per l'attuazione del PNRR. Le cabine di coordinamento hanno il compito di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni coinvolte e i soggetti attuatori operanti nel territorio. E adesso una lunga pagina dedicata ai tanti eventi che hanno animato una domenica di sole, quella appena trascorsa. Iniziamo da Saione Mob. Arezzo, Arezzo, mio bell'Arezzo, questo stornello che vi canto non è uno scherzo. Venite al mob, ragazzi, venite al mob oggi, c'è un bellissimo sole, della bellissima gente, ragazzi, vi aspettiamo. Un laboratorio di innovazione sociale, iniziative culturali ed artistiche, didattiche, sportive e shopping. È così tornato per il terzo anno Saione Mob, una domenica di festa per l'intero quartiere. L'iniziativa si è snodata tra via Vittorio Veneto, via Rismondo, via Guelfa, via Trasimeno, piazza Zucchi e piazza Saione. Un evento promosso da Oxfam Italia e Confesercenti con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fondazione Arezzo Comunità, in collaborazione con le tante associazioni di volontariato e culturali del quartiere, ma anche commercianti e gli istituti scolastici della zona. Tante le iniziative rivolte ai giovani e famiglie, a partire dal mercatino delle Pulci con oltre 200 banchi in tutto il quartiere e al mercato di beneficenza organizzato dall'associazione Il Velocipide e Centro Socializzazione CLA in Piazza Zucchi. Per tutta la giornata sono rimasti aperti anche i negozi del quartiere. Insomma, una vera e propria mobilitazione delle tante realtà del quartiere, con l'obiettivo, sottolinea la direttrice artistica Silvia Ciarpaglini, di festeggiare l'impressionante ricchezza e il capitale sociale che possiede questa comunità, dando voce alla creatività e al lavoro di tutte le realtà che ogni giorno contribuiscono a darle vita. Con il prossimo servizio invece andiamo a Roma per la giornata mondiale del bambino, anche una delegazione aretina. Viva il Papa! Una comunione di voci, volti, pensieri e fraternità in piazza San Pietro. 160 gli studenti aretini che hanno risposto all'invito di Papa Francesco per la prima giornata mondiale dei bambini. Per la Toscana la trasferta romana è stata organizzata dall'ufficio scolastico toscano che ha coinvolto le scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra i partecipanti l'istituto comprensivo Piero della Francesca che ha aderito con alunni, genitori e docenti. Alle 9.50 di sabato la partenza con altre delegazioni aretine a bordo del treno charter che li ha portati alla stazione Tiburtina, poi da lì con le navette lo stadio olimpico.
Qui una moltitudine di bambini, 70.000 provenienti da tutto il mondo, 101 le delegazioni, hanno incontrato Papa Francesco, che ha dialogato con loro in un vero e proprio spettacolo di emozioni e profonde riflessioni su pace e fratellanza. I ragazzi hanno riportato a casa un'esperienza densa di gioia e speranza per un mondo finalmente libero dalle guerre. Una domenica di solidarietà con mani e cuore per il Calcit, anche questa volta un grande successo, un colpo d'occhio davvero incredibile. 1620 coperte di lana, un tappeto colorato sul mattonato di Piazza Grande. Insomma, un colpo d'occhio ancora una volta unico quello realizzato per la seconda edizione dell'evento biennale Mani e Cuore per il Calcit. Questa iniziativa è nata nel periodo, diciamo, del Covid, subito dopo il periodo del Covid, perché avevamo una gran voglia di ripartire, di rimetterci un po' alla prova, e è nata da un gruppo di tre donne di Laterina, dei collaboratori Calcit di Laterina. Abbiamo fatto questa proposta al presidente del Calcit, Sassoli, che lui l'ha ben accettata. Abbiamo coinvolto tantissime persone, è partita un po' per scherzo e realmente si è proprio allargata a macchia d'olio. Sono intervenuti i ragazzi delle scuole per disegnare le buste dove verranno messe queste copertine. Ogni copertina ha un costo di 35 euro. Per due anni a lavoro e ferio all'uncinetto centinaia di donne, ma non solo. Alcune coperte sono state donate dagli ospiti della Casa Pia e dalla Proloco di Castiglion Fibocchi. È un evento che è andato anche sul sociale, perché ha coinvolto i ragazzi speciali, ha coinvolto, come ho detto prima, le scuole per dipingere le buste, ha coinvolto tante persone anziane e tanti ragazzi giovani. E quindi noi siamo estremamente felici non solo del risultato che verrà sicuramente fatto a livello economico, che poi servirà per sostenere il reparto senologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, ma perché va proprio preso una piega sociale, diciamo, anche come aiuto e compagnia nei momenti di solitudine e non solo. Quindi noi siamo estremamente felici di questo progetto, che vedo che piace molto, e poi colora la bella piazza, che è estremamente già bella di per sé, ma con queste copertine è meravigliosa. In Piazza Grande anche l'energia di zia Caterina col suo taxi della solidarietà per aiutare il Calcit. E nello scorso fine settimana si è avviata anche la seconda edizione di Cortona Comics al Centro Convegni Sant'Agostino. Bene l'affluenza di pubblico, sono state anche aperte le mostre, una su tutte quella di Fabio Celoni, che ha ricevuto anche il premio Jacques d'Oro alla carriera dal sindaco di Cortona. Accattivante anche l'iniziativa ospitata dal MAIC, ovvero una rassegna storica dedicata ai 75 anni di Topolino. Il prossimo weekend, 1 e 2 giugno, sarà dedicato ad eroi e supereroi. Ci spostiamo adesso a Lucignano per parlare della 85esima maggiolata lucignanese. Scopriamo insieme allora a chi è andato il Grifo d'Oro. Vince l'85esima edizione della maggiolata lucignanese il rione di Via dell'Amore. Con il carro intitolato Brit Rock è stato il rione Via dell'Amore a vincere l'85esima edizione della maggiolata lucignanese. A decretare il vincitore del Grifo d'Oro, premio introdotto dal 1997 alla migliore creazione, i componenti di una qualificata giuria. Il tema che i rioni hanno sviluppato in questa edizione 2024 è stato generi musicali. I carri fioriti sono stati realizzati utilizzando oltre 140.000 garofani, rose e gerbe e margherite. Il carro del rione giallo-rosso di Via dell'Amore si è chiamato Brit Rock, i bianconeri di Porta San Giusto hanno proposto All That Jazz, i giallo-verdi di Porta San Giovanni invece Tra Sogno, Realtà ed Eternità, mentre i rosso-verdi di Porta Murata hanno presentato Tribale. Per l'occasione anche il centro storico di Lucignano è stato abbellito da allestimenti di verde e fiori, rendendo ancora più suggestiva la permanenza e la visita in uno dei borghi più belli d'Italia.
tanti visitatori anche alla mostra iconografica e documentale 85 volte Maggiolata, ospitata al Teatro Rosini. Un'occasione per rivedere immagini e documenti della manifestazione ricca di fascino e molto vissuta dalla gente di Lucignano. E siamo allo sport, iniziamo dal grande successo della scalata al Castello, gara podistica che ha animato il pomeriggio di una domenica, come dicevamo, assolata e anche di sport. Va in archivio ancora una volta con un grande successo di pubblico e di partecipanti la 51esima scalata al Castello organizzata dalla Polisportiva Policiano ad Arezzo. Un vero spettacolo tecnico e di pubblico in centro città in una giornata ideale anche dal punto di vista del meteo. Abbiamo iniziato con le gare del settore giovanile, non particolarmente numerose ma agguerrite anche quelle, come ormai è consuetudine, alla gara in linea della 10 km con oltre 350 atleti, addirittura diciamo atleti di un certo spessore, ma soprattutto era una prova indicativa per i prossimi campionati italiani assoluti della corsa di chilometri 10 che ci sarà il 6 di ottobre. Poi ovviamente un piccolo intervallo inizialmente con i ciclisti dei pratesi, poi invece abbiamo fatto con la break dance prima delle due gare internazionali e poi la presenza delle gare internazionali in cui ovviamente anche in questo caso qui il Kenya ha avuto la meglio nei confronti di tutti gli altri avversari. Per la prima volta nella gara internazionale uomini e donne sono partiti insieme lo stesso circuito disegnato nel cuore della città di Arezzo con arrivo in via Roma. Per quanto riguarda il settore maschile, Kimutai Joseph Kimeli ha vinto in 28:45, un tempo particolarmente diciamo discreto, davanti a Bisosa Terenze, e terzo il nostro azzurro Ioannis Chiappinelli, decimo ai mondiali lo scorso anno nella maratona, che sicuramente ha fatto diciamo colore ma soprattutto ha dato prestigio anche agli azzurri in questa circostanza. Nel campo femminile ovviamente la presenza delle keniane e delle etiopi hanno dato vitalità alla competizione. Anche in questo caso qui erano le gemelle Citonga che hanno dominato la prima parte della gara, poi si è fatta sotto la Kimsa, la etiope, che era reduce da una gara di 1500 a Madrid due giorni fa, è venuta qui anche abbastanza agguerrita. Il risultato tecnico 15:26, 15:38 e 15:46 significa che hanno veramente suonato forti. Direi che alla fine è finita diciamo nel miglior modo possibile, abbiamo avuto la possibilità di vedere tanti spettatori nonostante le numerosissime manifestazioni che Arezzo oggi ospitava. La scalata al Castello si è distinta anche per la presenza di pubblico. Buono il test per i portacolori della Chimera Lotta di Arezzo che hanno dimostrato il loro valore in terra lombarda in una delle trasferte più lontane dell'anno al torneo internazionale della Valle Olona tra i senior 60 kg. È stato l'aretino Francesco Stopponi a salire sul gradino più alto del podio. Bene nella classe under 17 anche Tommaso De Palma ad un soffio dal podio. Un buon test, ha detto il tecnico Roberto Stopponi, per i nostri atleti che si sono ben comportati e stiamo cercando ovviamente di correggere alcuni errori. Dovremo lavorarci ancora in allenamento. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio allora, come anticipato, alla consueta puntata di ogni lunedì, Fattore di Storie di Donne. Questa sera ospite nel nostro salotto Giordana Giordini, presidente di Federorafi Confindustria Toscana del Sud. Grazie per l'ascolto e arrivederci.